Oggi è il 2 aprile, la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. L'autismo non è una patologia, non è una malattia, è un tipo di funzionamento mentale. È importante che le persone siano consapevoli di cos'è l'autismo. Ci sono tante persone autistiche che non sanno di esserlo e la non consapevolezza e la non conoscenza vieta loro di avere accesso alle diagnosi. Si rischia di farci del male o di metterci in seria difficoltà. Io sono Federica Giusto, in arte Red Frickey, sono una ballerina professionista e sono una persona autistica. L'autismo è un tipo di funzionamento mentale. Purtroppo, riguardo della definizione di autismo c'è tanta confusione e vengono utilizzati spesso termini inappropriati. Ad esempio, anni fa si pensava che l'autismo fosse una patologia e che fosse sinonimo di disabilità cognitiva. E così non è. Le persone autistiche sono tutte autistiche. Non c'è una persona più autistica o meno autistica di altre. L'ambiente in cui viviamo è basato su regole e abitudini delle menti neurotipiche, che sono le menti più diffuse al mondo e il nostro funzionamento risente di tutto ciò, soprattutto una persona che non è consapevole di essere autistica. Lo stereotipo del bambino che è un genio in matematica fissato con i numeri è senza dubbio legato al fatto che noi persone autistiche ci fissiamo sulle cose, però non per forza solo sulla matematica o sui numeri, come ad esempio la danza, la cultura hip hop, Walt Disney, il colore rosso, che sono cose che fanno parte dei miei interessi assorbenti, vengono chiamati così. Un altro interesse che si è aggiunto col tempo è stato proprio il discorso dell'autismo. Tante persone autistiche, una volta scoperto di essere autistiche, si sono fissate su questo argomento perché, oltre ad aver scoperto se stessi o se stesse, hanno anche capito di poter aiutare altre persone che a causa della disinformazione non possono avere accesso alla diagnosi. Io ho ricevuto la diagnosi il 16 luglio del 2019 e dico purtroppo perché per tutta la vita ho utilizzato male la mia testa cercando di adattarmi a delle situazioni, sforzando il mio funzionamento. Con la diagnosi ora ho capito che io non devo cambiare niente di me, semplicemente vorrei che le persone capissero di più cosa significa essere persone autistiche e come comportarsi con noi, perché abbiamo delle necessità come le persone neurotipiche le hanno. I comportamenti che avevo, che non riuscivo a spiegare, erano, mi viene da dire, quasi tutti, perché ho trovato la risposta un po' a tutto. La mia testa funziona in un altro modo, la testa delle persone autistiche non funziona come la testa delle persone neurotipiche. La danza l'ho scoperta nell'infanzia. Posso dire che mi ha aiutato a entrare nella società perché io proprio non ci riuscivo, o meglio, non ci riuscivo secondo i canoni che la società ci impone. E quindi tramite la danza ho trovato un canale di espressione che mi ha aiutato in situazioni dove non avrei proprio saputo come comportarmi. Quando leggo persone affette da autismo, la reazione non è tanto positiva perché non siamo affetti dal nostro funzionamento, è impossibile. Pensando di dover curare delle persone autistiche per l'autismo, si possono creare dei gravi danni e a tante persone autistiche come me capita di ammalarsi mentalmente perché usando male la propria testa senza essere consapevoli succede questo, spesso si cade in depressione e non solo. Tra l'altro apro una parentesi legata ai simboli che vengono utilizzati per rappresentare le persone autistiche, come ad esempio il pezzo di puzzle blu, che è un simbolo antico che è stato creato da persone non autistiche
in tempi in cui si pensava che l'autismo fosse appunto un qualcosa da correggere, ed ha un significato terribile perché ci rappresenta come persone rotte alle quali mancano dei pezzi, e i pezzi non mancano a nessuna persona autistica perché è autistica. Vorrei che le persone capissero che non siamo persone con autismo, la nostra mente è autistica e noi siamo persone autistiche, dato che è il nostro funzionamento. L'autismo non è una cosa distaccata, non è il nostro comportamento essere autistico, ma siamo persone autistiche, come le persone neurotipiche sono neurotipiche, e vorrei tanto che si ascoltassero di più le persone autistiche che vogliono e possono raccontarsi, perché c'è troppa gente che ci racconta per come ci vive al di fuori.